troviamo sul Corso Italia. Questa sera è iniziato Chocolate, una manifestazione di eccellenze che vengono da tutte le parti d'Italia, il 5, il 6, il 7, che si è tenuto sul Corso Italia. Ci avviciniamo a un'eccellenza della dolcezza sorrentina. Un'eccellenza della dolcezza sorrentina, quando venite a Sorrento potete fare a meno di gustare le specialità di questa gelateria. Non so, sta città Antonio Cafiero. Oh, Antonio Cafiero, ciao, piacere, come stai? Antonio Cafiero. Vabbè, ma abbiamo un personaggio molto più importante di Antonio Cafiero stasera. Luigi Decimo. Luigi è padrone di questa manifestazione. Ah. Ormai è la terza edizione. Vabbè, sei padrone di casa. Stato femminile. Ci sarà qualche sorpresa domenica? No? Stiamo studiando delle cose, no? E poi sabato cosa succede? Ah, sabato ci sarà una premiazione di Antonio come pasticciere storico. Passano gli anni, gli passano, sì. Gli anni e gli diamo un premio alla carriera. Eh sì, Antonio è oltre a essere un'eccellenza delle dolcezze sorrentine, anche un'eccellenza a livello internazionale con gli artisti, non c'è artista che non viene di scatto. Signor De Simone, parli un po' di come è nato questo progetto. Allora, possiamo far dire tutto a lei. Facciamo poco. Allora, questo progetto ha detto che la quinta edizione. La terza edizione è qua, ma è venuto. Ho visto che vi sono degli espositori che vengono a. Sì, in effetti il Chocolate è la manifestazione più importante del cioccolato del Sud Italia. E arrivano maestri del cioccolato da tutta Italia, quindi dal nord fino al sud, ed espongono le loro delizie. Quest'anno Chocoland ha anche deciso un po' di premiare i migliori maestri della pasticceria e del cioccolato, e anche a Napoli abbiamo dato il là per queste premiazioni. Anche quest'anno, anche a Sorrento, ci saranno dei premi. Noi vi possiamo suggerire un'eccellenza, un certo Antonio Cafiero della primavera. Come Antonio è particolare, bravissimo, una persona, sì, splendida, e i suoi prodotti sono eccezionali. Si è andato a visitare il suo negozio. Non c'è artista o personaggio internazionale che non è venuto appositamente per gustare le specialità di Antonio. Ed è bello anche vedere tutte queste immagini. Ma questa è una minima parte, diciamo. Lui praticamente non c'è manifestazione, evento a livello nazionale che lui non crea qualcosa appositamente. Ti chiami? Alessandra, l'altro? E adesso vado a fare un po' di stand. Grazie. Ciao. Abbiamo neanche a farlo apposta incontrato Antonio Cafiero lungo il percorso. Adesso ci rechiamo. Stiamo passeggiando il meraviglioso Corso Italia di Sorrento. Facciamo, come potete vedere, è costeggiato di piante di limoni e di arance. Vi lasciamo immaginare quando in primavera tutte queste piante. Guardate queste piante, in primavera saranno fiori, il profumo che si può vedere. Proseguiamo il percorso, risolve gli stemmi della edizione a Sorrento, terza edizione a Sorrento della Pessimo Cioccolato. Sono esposti specialità da tutta Italia. La
manifestazione più importante del sud. Faccio vedere velocemente. Sapori di Palermo, come si può vedere, in esposizione hanno i classici cannoli siciliani. Buonasera da Palermo e da Sorrento. Buonasera a tutti. Guardate che specialità. Questi sono i migliori medicinali della salute. Straordinarie specialità da Palermo. Specialità da Benevento. Quali sono le vostre specialità, signora? Allora, il croccantino della Provenzale è un prodotto formato da mandorle, noci, miele e zucchero, ricoperto di cioccolato fondente al 55%. E poi abbiamo, oltre al croccantino, abbiamo altri 8 gusti. Sono, questi sono tutti gusti? Sì, sono i 9 gusti. Praticamente sono limone, arancio, sfizio, di sereno, incantesimo, pera, noce e gianduia. Grazie della disponibilità. Proseguiamo. Specialità? Thank you.